Dai, vieni, andiamo a giocare. Non me la sento. Mi dici perché devi essere sempre di cattivo umore? Ho una spina nell'ano. Oh, rabbia. Così vorresti che il tuo libro venisse pubblicato? Beh, sì. Beh, se vuoi vederti nero su bianco, il nero su bianco ti deve entrare dentro. Pinguino editrice, dica. Un momento, prego. Signore, ho un certo Brian Griffin in linea. Fuori, vai fuori! Va Peter, no. Dicono che se guardi quella cassetta, poi morirai. sono un mucchio di balle. L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Mi sono trasferito nell'armadio di Chris, giusto il tempo di rimettermi in sesto, e invece è finita che abito lì ormai da 9 anni. Oh cacchio, non sai che cosa ti sei perso! Tipo l'America attaccata da attentatori suicidi mentalmente disturbati. Allahu Akbar! Fate solo attenzione agli scarafaggi in circolazione. Ehi, sei nella nostra zona, amico! Ehi, amico, io ti buco. Ti faccio tanti di quei buchi che pregherai. Pregherai perché non ti faccia tutti quei buchi. Ti metti poco raccomandabile. Tu hai rapito il Papa? Questa è la cosa più avventata che tu abbia mai fatto. Andiamo, Lois. Ti sei dimenticata di quella volta sull'aereo? Non tirare. E io tiro. Allora, Peter, dimmi, come ti vedi da qui a 5 anni? Non dire che mi faccio tua moglie, non dire che mi faccio tua moglie, che mi faccio tuo figlio. Oh, Peter, vuoi vendere l'incudine? Sì, abbiamo passato insieme dei gran bei momenti. $1! Figurati se arriva adesso. Meryl Streep ti ha preso a calci in c***o. No, era una donna di bassa estrazione sociale di fine 800 che... Ah, cacchio, che portento! Quell'attrice è straordinaria! Grazie. Sta alla larga dal mio cesso. E l'Oscar va a Meryl Streep per Sta alla larga dal mio cesso. Mi sento male. Dov'è lo scivolo? Mangia questa Starburst. Wow, limone, arancia, ciliegia, succosa al massimo! Non credo fosse una Starburst. Mi sa che era semplicemente acido. Vuoi cavalcare l'arcobaleno delle Skittles ora? Parliamo sempre di acido. Amico. Sono un adulto che lavora in un acquapark. Se ti do una cosa, è sicuramente acido. Peter, è ora di pranzo! Scusa, non posso lasciare le uova finché non torna Quagmire. Abbiamo le polpette. Beh, tanto già è un po' che non vedo quella mangusta in giro. Abbiamo le polpette! Sì, ho sentito. Ti prego, dimmi che ci hai messo la cipolla. Abbiamo le polpette! Ah, la mangusta! Monkeys! Vorrei un tavolo da ping pong da $4.000 a forma di isola di Pasqua. Ne abbiamo uno proprio là. Sì, ok. Avete per caso un telefono fatto di vecchi elenchi telefonici che non riceve, ne fa telefonate e non funziona in alcun modo? Vuole dire come questo qua? Sì, ma se invece volessi... Signore e signore, è impossibile anche solo immaginare qualcosa di strano o inutile che non abbiamo qui da antropologi. C'è una cosa che non avete. Clienti di pelle nera. No! Aha!